prego, 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 prego. Visto che siete in tanti. Ok, prego. Buongiorno, grazie per portarmi la presentazione del signor Roberto Pirabosco, che adesso è stato grande. Cosa intendete? Come vi state interpretando la Formula 1 del presente e la Formula 1 del futuro? E soprattutto le vorrei chiedere che cosa rimane in questo, cioè che cosa significa per voi questo trofeo Lorenzo Bandini, che nei nostri cuori ci riporta un pilota meraviglioso, a un grande gentleman dell'automobilismo italiano, paragonabile dal punto di vista a José. Intanto chiedo silenzio nella parte dietro che stiamo facendo la conferenza stampa, grazie. Grazie, naturalmente è un grande onore di essere qui, prendervi, ricevere questo trofeo Bandini, un trofeo molto, molto importante, per me è uno dei più importanti, e per noi è una grande gratitudine, perché è la seconda volta che possiamo vincere questo campionato di mondo. Abbiamo lavorato molti anni per essere a questo punto e adesso di essere la prima squadra che riceve questo trofeo è molto soddisfatto per noi, per Penny e per me. Lorenzo Bandini, questo grande pilota della Ferrari che è rimasto nel cuore di tanti e tanti tifosi, per noi è un grande gentleman che ci riporta a Sirius, non so chi lo conosce, ma lo sa. Sì, Lorenzo Bandini è uno dei piloti, uno dei nomi che tra tutti i grandi, Surtees, Fangio, Lauda, è chiaro che questo nome è il sinonimo di un pilota grande, un gentleman, naturalmente anche l'accidente in Monte Carlo. This always provides the challenge for the team, and this is what we enjoy. Grazie. Applauso! Inno tedesco, in onore dell'ospite naturalmente.